Allora, oggi mi serve più calma, tanti miei 10 km di corsa inutili li ho fatti inutili perché brucio 700-800 calorie all'allenamento, poi vado a inglobarne 8.977 perché la mia dieta è differente. Comunque parliamo di cose concrete e importanti. Prima amichevole della stagione, partita importante, Real Madrid 3 AC Milan 2. Al fine primo tempo vincevamo 2-0. Milan, che l'ho visto con una buona personalità, ha tenuto bene il campo, ottimo Loftus-Cheek, molto bene Pulisic, grandissima personalità, grandissima sicurezza nei propri mezzi. Leao quando è entrato ha sgasato bene, ha sgasato tanto, ha sgasato bene, è andato a bomba, è andato a bomba direi, è andato molto a bomba. Milan che non è stato in soggezione, Real Madrid è Real Madrid. Real Madrid quando tutto gli va male solitamente fa almeno la semifinale di Champions League, quindi non stiamo parlando del Barletto o del Bitonto. E un buon Milan. Note negative, vabbè, l'errore di Sportiello, forse un pizzico di deconcentrazione, forse quando sei troppo sicuro e dai, come dire, per scontato che quel pallone è tuo. È un errore che non mi preoccupa tanto quello di Sportiello. Se proprio devo dire qualcosa, devo fare un piccolo appunto è sul secondo gol, l'appoggio di Tomori. Non tanto per l'errore in sé di Tomori, che è marcatura, un ottimissimo giocatore, però quando deve impostare ha già dimostrato più volte di commettere degli errori abbastanza pesanti. Se subisci un gol in amichevole già dà fastidio, figuriamoci se dovesse capitare in una partita ufficiale. Ma non è tanto quello, il discorso è che non è la prima volta che Tomori commette questo tipo di errori. E in questi anni Milan ha dimostrato che se dopo un tot di tempo non cresci mentalmente, tecnicamente, tatticamente, sotto tutti i punti di vista, e non migliori dove devi migliorare, ci sarà qualcuno che ti verrà poi a sostituire. Ci sarà qualcuno che ti verrà poi a sostituire. Quindi Tomori finora al Milan nel complesso, secondo me, la sua esperienza al Milan è sufficiente, più che sufficiente. Però quando deve impostare ha delle difficoltà. Ha delle difficoltà, deve crescere, deve migliorare. Spero che lo faccia, spero che lo faccia. Adesso io non so se arriverà Facundo Gonzalez. Sono certo che da qui alla fine del mercato arriveranno almeno ancora 3-4 giocatori. Secondo me verrà fatto anche un rinforzo, almeno un rinforzo in difesa. Potrebbe essere Facundo Gonzalez, di cui se ne parla molto bene. E se va bene a Geoffrey, va bene anche a me. Ciò che dice Geoffrey per me, ciò che desidera Geoffrey per me è legge. Ogni suo desiderio per me è un ordine. Quindi se va bene a Geoffrey, va benissimo anche a me. E a quanto pare Geoffrey è impressionato molto positivamente da Facundo Gonzalez. Comunque, detto questo, l'unico piccolo punto è su Tomori, che spero che come dire, ci metta più concentrazione ed eviti questi errori, soprattutto poi quando le partite diventeranno determinanti e decisive. Per il resto, buon Milan con personalità. Ha pagato qualche errore individuale, ha pagato il fatto che Real Madrid è Real Madrid, ha un Vinicius che quando sbagli, quando fai degli errori Real Madrid non ti perdona. Se regali il pallone a Vinicius, a Valverde, ottimissimo giocatore, Valverde, grandissimo giocatore, a Valverde, a Vinicius, quando commetti degli errori il pallone finisce a questi giocatori qua, difficilmente ti perdonano, quindi abbiamo pagato i nostri errori individuali, ma a livello di squadra, che è la cosa più importante, abbiamo dimostrato di esserci. Soprattutto a livello mentale, abbiamo tenuto bene il campo, la personalità è la cosa che mi è piaciuta di più, la sicurezza e i nuovi, Romero grandissimo gol, grandissimo gol, forse farà capire perché in Argentina qualche tempo fa, e non solo in Argentina, si parlava molto insistentemente di lui. Loftus-Cheek, grande fisicità, forse Loftus-Cheek più che nei due davanti alla difesa, così a sensazione, forse lo vedrei meglio un po' più avanzato, però. E Pulisic mi è piaciuto, sicurezza, personalità, carisma,
tanta roba, roba da Milan, roba da Milan, roba da Milan, roba da Milan. Godete per questa sconfitta, godete per questa sconfitta, che poi ci risentiamo tra un po'.